Un'analisi, sinceramente, una partita da dopo le feste, la definirei, sinceramente, da parte dei miei giocatori, non da parte certo del Foggia che comunque con il pareggio di oggi, tutto sommato, ha fatto più bella figura, insomma, è stato più in partita, creando poco, se mi consentite però, è stato più in partita creando poco. Buon possesso palla, però poi dopo con un pizzico di fortuna da parte mia e di sfortuna da parte loro, forse poi potevo portare ingiustamente, sottolineato l'ingiustamente, perché io sono una persona onesta. Il pareggio va bene, non sono contento per il gioco della mia squadra espressa, un poco sottotono, dai. Siamo partiti con un 4-3-3, poi dopo ci siamo messi con 4-4-2. Poi dopo ho messo dentro Tortora per vincerla, però a quel punto là, siccome non sono uno sprovveduto, si può pure perdere perché tatticamente eravamo messi un poco troppo sbilanciati. Ho visto una squadra con due tronconi, centrocampo perso, per cui poi alla fine ci siamo rimessi a posto e poi all'ultimo dovevamo pure vincerla. Ma la mia perplessità della preoccupazione non era dettata dalla squadra del Foggia, era dettata dalla mia squadra come avevo visto e quindi non avevo visto male. No, no, vabbè, io ho detto siamo il Gladiator, sono 13 punti di vantaggio, oggi non li ho visti. Volevo vederli, questi 13 punti di vantaggio li volevo vedere, però comunque va, è un risultato per me importante, ci siamo tolto da questo 17, fortunato per gli inglesi e sfortunato per noi italiani. Sono 18 partite che non perdiamo e questo va a merito soprattutto alla gran difesa che oggi ha fatto una gran partita. Però ripeto, rischiando poco. Cioè io penso che l'occasione migliore era quella di Di Pietro al 90esimo. Gatta in area di rigore ha avuto quella palla per far gol. L'altra occasione importante del primo tempo, il colpo di destro di Borrelli. È una squadra che comunque in ogni caso se mi accusano di pareggio non è colpa mia, 4-5 palle gol l'ha fatta Bisceglie, 4-5 palle gol l'abbiamo fatte oggi, di contro un gran tiro da 30 metri, grossa mole di gioco relativamente sempre per vie orizzontali, sinceramente avevo preparato bene tatticamente orizzontale, non è che poi ti fai male, qualche volta che ha verticalizzato ci ha messo un poco in difficoltà, ma le palle clamorose le abbiamo avute noi.